a Tali e Quali con Il ritorno da te, Laura Pausini. È andata. Era anche lei tesissima, È un ghiacciolo, praticamente. È un ghiacciolo. Loretta. Allora, cara Shanila, facciamo così, così togliamo sto sciagura. Il mio nome d'arte. No, infatti lo so. Mi sono letta la tua bio. Senti, volevo dirti, non eri tanto intonata. Ci sono stati tanti momenti in cui eri proprio un po' fuori. Calante, crescente, una cosa un po'... E probabilmente era una questione di emozione, evidentemente. Vedi che tante volte... Che cosa significa quando sali su un palcoscenico? Vabbè, tu magari ci sei già salita altre volte, no? Sì. Infatti. Senti, devo dirti che non è stata la migliore delle esecuzioni di questa sera. Mi dispiace, però non posso dirti... Non posso dire una bugia, non sono ovviamente capace. I nostri giudici hanno il compito di giudicare nel modo migliore. Giorgio? Allora, guarda, sono anch'io devo dire sì, anch'io ho trovato delle stonature. Sei partita bene, con sicurezza, ma poi piano piano l'hai un po' persa, sei andata un po' sulle montagne russe, sono d'accordo con Loretta. Biagio? Io ne capisco molto di intonazione, però ho visto che somigliavi molto di profilo e veramente in certi momenti sembravi proprio Laura Pausini. Poi voglio dire l'emozione, so cosa significa. Io non ho mai stonato, però capisco chi... Forse una volta. Ma soprattutto andavi sempre a tempo. Assolutamente, c'è il mio Beccucci là che Beccucci che ne sa qualcosa. Però brava, complimenti, perché so cosa significa. Malgioglio. Vabbè, perché mi dici Malgioglio così dolcemente? Melgioglio? Melgioglio, preferisco. Mulgioglio. Comunque, Laura ha una voce preziosa, piena, potente, determinata. Lei è una leonessa. A te è mancato quel cosa sta segnando quello? Guarda. Guarda, ogni volta che parlo io c'è qualcosa, ragazzi. No, siccome mi dispiaceva tutta la sera sono lì, ho fatto portare un po' di mangime per i pavoni. Ah!
tema, che si viene fame un po'. Ma che cosa? Ma non è migliaia, è parmigiano. Sono briciole di pane, è parmigiano questo. Ma amore, mi muoiono, scusa, che gli dai a mangiare il parmigiano? Allora, in lei dici che è mancato questo? Sì, quella, la mia amica Laura ha una grinda che è pazzesca. Te sa che cosa manca? Quel roar. Sa che cos'è? Quel ruggito dei leoni, come ad esempio i miei animaletti qui vicino a me. Panariello, sto parlando con lei. No, hai ragione. Chip e chop. Ma roar che cos'è? Io sono ignorante. Roar, come metti il ruggito dei leoni? Ah, non è un termine coach, perché ho detto siccome conosco molto le voci, i suoni di tutti gli animali. Ah, e come fa il pavone? Il pavone? Scusami, aspetta, intanto accomodati pure, non ti voglio far vivere questo momento scioccante qua. No. Scusate.